Buongiorno a tutti e ben ritrovati con uno spazio sportivo nell'ambito di prima di tutto, perché in questa fase credo che parlare di sport, di calcio in particolare, sia molto molto attuale. Lo è anche con Roberto Vagnoni, neo allenatore del San Nicolò Notaresco, che saluto e ringrazio per aver accettato il Grazie a voi, è nostro invito. sempre un piacere. Alla luce di una esperienza, allora io premesso che lo manifesto pubblicamente, ho seguito Roberto Vagnoni allenatore, lo ricordo anche calciatore, però l'ho seguito allenatore da Grottammare e mi piaceva molto quella tua squadra, mi piaceva come giocava, quindi ho cominciato a seguirti nelle Mi fa piacere. evoluzioni di allenatore. Ho sempre creduto che la grande chance che meritavi non l'hai mai avuta. Sei uno dei tanti, magari, ci sono tanti Certo, altri certo. bravi tecnici che insomma la grande chance non l'hanno avuta. Ho l'impressione che Notaresco non sarà una grandissima chance, però con una grandissima società. E questo per un allenatore può essere un bel primo passo, forse, no? Certo, ho conosciuto il presidente Alfredo adesso, Stefano De Angelis che c'era prima e ho avuto subito una buonissima impressione. C'è serietà. C'è stima, la cosa più importante è quando senti proprio la stima. Sento la stima del presidente, sento la stima di Alfredo, sentivo la stima di Stefano e quindi questo ti fa stare bene e ti dà tanto entusiasmo. Peraltro, tra le società abruzzesi, non me ne voglia nessuno, insomma, ma Pineto e Notaresco oggi sono le società più apprezzate, poi magari lo saranno tutte e sette domani, però Certo. oggi la situazione è così. Sì, perché poi San Nicolò Notaresco ha dei trascorsi importanti, tranne l'anno scorso che poi alla fine si è salvata, però ha fatto sempre dei grandi campionati. Il Pineto sta uscendo fuori, è una piazza desiderata da tutti, adesso perché il signor Brocco, anche lui è una persona serissima, molto ambiziosa, quindi adesso sembra l'oasi felice dove tutti i calciatori vorrebbero andare e quest'anno credo che raggiungeranno il picco della squadra magari importante, perché sono convinto poi con l'arrivo di Massimo Epifani che quest'anno provano a vincere. Sì, È inutile ho nascondersi, l'impressione secondo me anch'io che il parlano di Pineto playoff, in silenzio quest'anno ci parlano di pensi. playoff, però è giusto che si assumano le responsabilità perché sono convinto che è per la squadra che aveva l'anno scorso e quello che stanno facendo, sono costretti a uscire fuori e giocarsi una chance importante. Tu avevi fra i tanti giovani che avevi anche a Castelfidardo l'anno scorso, per quella parentesi che c'è stata sulla panchina marchigiana, avevi un ragazzo del quale mi parlasti molto bene, che ho seguito ed effettivamente calabrese, Sì, mi infatti. sembra essere un giocatore al limite, già pronto quasi per la C. Lui ha avuto anche esperienza in C, poi non ha giocato tanto, infatti è rimasto molto scottato, è arrivato da noi una condizione mentale e psicofisica non ottimale e sinceramente 2 anni fa l'abbiamo ricostruito e già lì si vede che è un giocatore di estro, di qualità. Io lo paragonavo al Mancini di una volta perché è un sottopunta che può giocare dove vuole per la tecnica che ha, fa anche gol, ha inventiva, ha passaggio, ha visione, con me ha giocato anche da regista per dirti la qualità e l'utilità che ha. E non so se Non abbia è un fatto. caso che Non lo so se danno va a a Pineto, Pineto, lo danno a io appena sono Pineto. arrivato l'ho chiesto qui di portarlo, ci ho anche parlato, però lui parlava di Lega Pro, sarei contentissimo se lui andasse in Lega Pro, però gli ho detto anche che se non ci sarebbe andato, che facesse un pensierino qui a San Nicolò. Credo che il Pineto arrivi prima. Sicuramente però lui deve capire che a Pineto forse avrà più competizione, invece qui da noi sa benissimo la stima che ha, che ho in lui e che Ci pensi ancora? sì, ci penso, perché ancora non è detto, pensarci e sperare ti fa stare bene. In questo momento la tua nuova squadra credo che sia nella classica fase di pre-allestimento, no? Perché molti dei ragazzi migliori dello scorso anno sono andati via, molti andranno via, insomma, la squadra andrà quasi ricostruita con un elemento centrale là dietro. Un signor professionista che è Pomante, dal quale forse cominciare ad edificare un assetto. Sì, stiamo lavorando da lì e
anche con Salvatori, che ci stiamo parlando tutti i giorni. Salvatori lo possiamo dare per confermato, perché avresti già l'asse centrale sì, pronta. Sì, confermato, ma devono mettere a posto i dettagli. Confermatissimo da parte mia, della società, però... Che sarebbe una bella coppia centrale, certo, Salvatori anche se Pomar. Tutti hanno dei dubbi sul discorso dell'età, ma siccome sono eccezionalmente bravi a leggere le situazioni, sono fortissimi di testa, strutturati, questo campionato è diventato un campionato anche di struttura. Guarda il Matelica l'anno scorso, non è che giocasse un grandissimo calcio, ma la forza Concreto. fisica ha fatto la differenza. La società sta lavorando bene, non si piange addosso, è molto forte, molto unita, anzi questo spunto, sta prendendo spunto al discorso che i ragazzi che hanno fatto bene sono andati via perché hanno avuto richieste sose più importanti, budget diversi, e questo qui ha fatto sì che scattasse quella molla che ti fa fare il passo in avanti invece che indietro. Tu ritieni che per te Notaresco sia la tappa, nel senso che forse iniziando dall'inizio un campionato in Serie D con una buona società può essere una grande chance per Roberto No, Vagnoni? questo è un anno importante perché poi io ho iniziato bene a Castelfidardo e sono convinto che le fondamenta si fanno adesso e poi quando arrivi dopo è sempre difficile, anche se sono stato qui alla trasmissione dove tu mi hai invitato, ricordo benissimo quest'anno quando sono arrivato avevamo fatto molto bene, 3 pareggi e 2 vittorie e poi sono successe le cose che non dovevano succedere, comunque. Quando arrivi dopo è sempre difficile e quando sono arrivato all'inizio ho fatto anche bene perché pure a Iesi, poi c'erano altre cose. E cominciare qui con una società esperta e che sa il fatto suo e che vuole fare bene, di persone serie e competenti, mi fa dormire tranquillamente. Si fidano, stiamo allestendo la squadra adesso insieme a Paolo D'Ercole. Ma con Alfredo, il presidente, sempre presente, non ci molla di una virgola, è Questo è contento, positivo, eh? è positivo perché adesso i presidenti magari sono distanti, dopo aspettano solo quando le cose non vanno bene per attaccarti, invece lui è con noi e si prende le sue responsabilità Condivide anche le sulla scelte. scelta dei giocatori. Certo. Senti, di Notaresco cosa sai? Nel senso che Notaresco in provincia di Teramo, è sicuramente fra le piazze più calde. No? Cioè, sa dare molto e in Quest'anno, queste situazioni, come sanno darti molto, certo, saprebbero anche criticare molto. ma nel calcio sai Meglio benissimo, no? così. Prima parlavamo del Teramo, che quest'anno farà una squadra attrezzatissima per vincere, sicuramente ci sarà molto entusiasmo, ma se si sbaglierà ci saranno anche le critiche, quindi, però se vuoi giocare a calcio, È più bello le così. emozioni sono quelle belle, quelle non belle, ma bisogna avere il carattere e la forza per sopportarle. E Notaresco, quest'anno sono andato diverse volte perché poi quando sono andato via e prima e dopo essere andato via da Castelfidardo, ho visto comunque una tribuna sempre piena, però poi ci si aspetta sempre di più e questo non è bello quest'anno perché Notaresco ha fatto un grandissimo cambiamento, poi le 7-8 partite finali Finale, sì. contano, ma purtroppo le cose non sono andate come magari dovevano andare. E contestare un pochino la squadra, ricordo l'ultima partita non ci stava, quest'anno non ci stava, però vuol dire che c'è sangue Ecco, e la questo secondo gente. me ad un allenatore queste cose dovrebbero piacere, no? No. Perché in genere sono quelle cose che ti danno degli stimoli che altrove magari non trovi, Certo, ma da giocatore no? E anche da giocatore, ho certo. fatto delle piazze, ho fatto pochi anni di C, 5, però sono stato sempre in piazze importantissime, Calde. Crotone, Latina, Maceratese. L'Aquila, quindi conosco le dinamiche di piazze importanti, quindi purtroppo tutto dipende dai risultati, ma l'importante è sempre il rispetto e come si va in campo. L'importante è che in campo si va e si fa sempre la prestazione. Poi nel calcio per vincere devi riportare tutto, non è Tu sempre fino a facile. questo momento ne hai solo sentito parlare, non hai avuto la possibilità di interfacciarti un po' con la tifoseria o hai avuto già No, qualche contatto? ancora no. Non siamo mai andati, non c'è stata la possibilità, ma appena ci sarà sono ben contento di farlo. Il campionato di quest'anno presenterà 7 squadre abruzzesi al via. Credo che sia uno dei campionati più belli da seguire. Questo è uno stimolo ulteriore anche per voi?
Certo, ci saranno molti derby, ma questo per storia è un campionato difficile. Poi se si fa 20 squadre come l'anno scorso succederà che si giocheranno tre turni infrasettimanali, quindi le squadre allestite con una rosa più ampia saranno facilitate e farà la differenza perché far giocare sempre gli stessi giocatori sembra di avere sempre lo stesso riferimento, ma poi alla fine per forza di cose il giocatore non può darti sempre quello che ti aspetti e quelli che avranno il doppio ruolo saranno avvantaggiati. Ti piace giocare con i giovani? Sì, molto. Mi piace molto perché i giovani stanno lì per crescere. Poi ci sono allenatori invece che vogliono giocatori già tutti fatti e è anche bello perché, come si dice, magari sei in banchina a occhi chiusi, ma la soddisfazione più grande è quella magari di far vedere crescere un ragazzo che ti migliora settimana dopo settimana. Ci sono molte analogie, secondo te, tra il calcio abruzzese e il calcio marchigiano, visto che riconosci bene entrambi? Sì, al calcio alla fine è sempre quello. Guarda per esempio Mirko Cudini, al di là che ha un'esperienza importante da calciatore, ha allenato a San Giusto per il primo anno i grandi, ha vinto, si è trasferito qui in Abruzzo e vai a vedere, ha fatto dei grandissimi risultati. Il Oggi è calcio, stato presentato a sì, Campobasso. alla fine il calcio è sempre lo stesso. Dopo ci sono i livelli dei campionati, ma questo è un campionato nazionale, Un po' quindi. più caldo forse il nostro? Sì, se è più caldo, per esempio l'Eccellenza ha un campionato, secondo me certi versi abruzzese, non so se è più tecnico ma più difficile. Restiamo alla D. Analizziamo un po'. Abbiamo detto che il Pineto con ogni probabilità è un gradino al di sopra delle altre, almeno come rosa, come progettazione, come insomma, Ambizione. ambizioni più o meno nascoste, perché poi il presidente Brocco sta sempre al suo posto, non va Certo. oltre. Per il resto mi sembra che ci sia un sostanziale grande equilibrio, no? Il Chieti è un po' in difficoltà con la società, il Giulianova pare stia sistemando invece l'aspetto societario, allestirà sicuramente una buona squadra. E poi l'Avezzano e No, sono tutte poi piazze, squadre il che sono Notaresco. costrette a fare bene perché dietro la cultura spinge, quindi per forza di cose anche il Chieti che parte in ritardo che è costretta da un po' di tempo a tornare in D, quindi non può far male. Torno sul Pineto, come dicevo tu, forse sono bravi a nascondersi, ma è partita a sfari spenti, ma quest'anno ti ho detto sono Ci obbligati a proverà uscire secondo fuori anche te? perché campionato dopo campionato stanno facendo sempre un passettino avanti. Anche questo è vero. Che cosa vedi invece nel disegno tattico ideale tuo? Perché poi ci sono gli allenatori che sono assolutamente degli stacanovisti, no? Credono in quel modulo a prescindere. Ce ne sono altri, secondo me, un po' più scaltri, che invece sanno Scaltri, adeguarsi un po'. comunque tutto dipende dai Certo, calci. tu potrai partire per mettere in campo la squadra così come ti piace fare, Sì. No, che il 4-3-3 ma è il primo, io diciamo, do i numeri 1-4-3-2, 4-2-3-1 e 3-3-5-2, però per questo devi avere giocatori duttili per poter fare tutti i sistemi e sicuramente durante l'anno e nel corso delle partite serviranno tutti e in una stessa partita ormai si giocano 3-4 partite e dobbiamo essere in grado di cambiare in maniera molto naturale. Ecco perché stiamo cercando giocatori magari che ci possono dare quella naturalezza nel farlo, perché cominci un 4-3-3, non puoi dopo 10 minuti, un quarto d'ora magari non riesci a fare niente, la squadra ti mette in difficoltà, in maniera molto naturale per quelli che sono in campo cambiare e giocare 4-2-3-1 o 3-5-2. Non è facile, ma magari col questo. giovane lo è di più, cioè meno difficile, No, col giovane o più dipende. rischioso. No, dipende da dove arriva, come ha lavorato, ma che mentalità soprattutto, perché poi ci sono calciatori che risposti di 10 metri sembra che fai una cosa orrenda, difficile, invece devono capire che devono essere bravi a giocare in più parti del campo. Soprattutto i fuori quota, perché ancora adesso a 18 anni non hanno un ruolo ben definito. Tu pescherai o proverai a pescare qualcosa da Io sono. Castelfidardo, dalle Marche o dai Noi. campionati minori?
Abbiamo qualche idea, sicuramente minori, qualche scommessa bisogna farla. Dalle Marche ho portato un ragazzo Montagnoli che con me 2 anni fa ha fatto molto bene, ha fatto 12 gol, di cui ho stima, lui ha stima di me, la sente e questo è importante. Un ragazzo molto, non dico fragile mentalmente, Dove ma lo a hai avuto? Castelfidardo ha fatto 97, era un fuori quota. Poi è andato a Como, quest'anno si è un po' perso, una piazza importante, poi Francavilla. Anche lì, grande competizione, lui deve sentirsi il ruolo addosso e è venuto qui volentieri. Ci E punti. ci punto, però dipende sempre da lui. Le risposte del campo sono importanti. E i ragazzi che hanno nel settore giovanile, anche quelli là che magari non conosciamo, può sempre uscire fuori un ragazzo che possa subito giocare in prima squadra. Quale sarà secondo te il derby più derby dei 12 derby che giocherai? Perché 7 squadre abruzzesi sono 6 derby per Vabbè, se dovrei girone, ne sono vedere il 12. classico, sicuramente sarà contro il Giulianova, siamo a 10 km, quindi Teramo, Giulianova, alla fine è sempre il derby più bello. E quindi non dico il più difficile perché le partite sono tutte difficili. Sicuramente col Pineto sarà la partita più complicata perché, l'ho detto, però di solito non sempre le partite più complicate sono difficilissime, magari quelle meno complicate poi diventano difficili. Dovresti togliermi un dubbio che riguarda il Materica, no? Perché il Materica almeno negli ultimi 2 anni il campionato lo ha avuto in mano. Lo buttò con l'Avis Pesaro, ma lo ha buttato anche quest'anno con il Cesena. Ti La domanda me l'aspetto, ma viene il dubbio, no? Dici, ma questi il campionato non lo vogliono vincere. Poi succede che la prima squadra che dichiara pubblicamente di non provare a fare l'ammissione alla C è proprio il Materica. E allora mi viene in mente che questi qua il vogliono campionato vincere. non lo vogliono vincere. Ma un allenatore che va lì e non vuole vincere, bisogna pescarlo e fargli un corso prima e dirgli guarda qua dobbiamo fare una bella figura, Dobbiamo arrivare fare secondi. secondi per forza, secondi, terzi non va bene, primo nemmeno, credo che sia Quindi è difficilissimo. impossibile, non è così. È così perché poi i giocatori vanno in campo, vogliono sempre vincere, poi ci sono i premi, poi c'è l'ambizione, poi c'è il contratto il prossimo anno, poi c'è la vetrina, sono cose che non esistono secondo Ripartirà ancora per provare a me. Sì, vincere, però ancora sicuramente, una sicuramente volta perché spenderà, la investirà. struttura societaria e quindi vorranno vincere. Noi se provassimo in luglio, quindi prima ancora dei raduni, ad azzardare una possibile, non dico triade, ma almeno due nomi, diremmo oggi Materica perché insomma gli tocca Sì, e ormai Pineto. di diritto, Materica, però Pineto e forse Campobasso, no, anche il Campobasso credo Campobasso, certo. quest'anno partirà, non me ne vogliano, ma Stefano è andato lì, deve sapere comunque che deve far bene, Non può deve sbagliare. giocarsi secondo me fino all'ultimo Eh mese sì. il primo posto e se ci sarà la sorpresa Foggia visto che vogliono toglierla dai grandi, Speriamo di dai no. Derboni, dalle partite Speriamo calde. di no, perché poi succederà come sempre, no? Che queste grandissime, alla fine non si sa come né perché, però vincono Ah, sempre. certo, come il Cesena, io l'avevo detto, ha vinto risicato, però alla fine ha vinto. E Esatto. poi Ma anche l'Avellino ha vinto risicato, ma ha di vinto. conseguenza per Blasone, Pesaro. di Riff e di Raffa hanno sempre quell'aiutino che poi è determinante. È inutile girarci intorno, come è successo al Vasto, rigore clamoroso, 2 metri fuori veramente, ma altri episodi, 8.000 spettatori e poi alla fine vengono le partite. Eh sì, quella partita vinta a Vasso con quel rigore veramente clamorosamente Certo. inventato dall'arbitro, grida vendetta per il Materica, Certo. anche questo è un fatto. Tu ritieni che adesso facciamo finta che non ci sarà il Foggia, che potrebbe però esserci. Questo campionato comunque sarà un campionato più bello del precedente, più avvincente, più Questo non possiamo combattuto. dirlo. Sicuramente anche quest'anno è stato combattuto perché Materica, però forse ci saranno più squadre. Secondo me forse ci saranno più squadre che E quindi è più bello. si giocheranno il primo posto. Il livello è sempre in alto. Quindi sì, sarà molto più bello. Salvatore Di Giovanni ti ha chiesto qualcosa di specifico? No, mi ha chiesto Considerando che niente. il Nodaresco per tre quarti di campionato è stato Sono nei sempre playoff, nei playoff. E quindi no, mi ha chiesto che dobbiamo fare bene, lui ci tiene tanto a far bene. E quindi il settimo posto l'anno scorso è un risultato importantissimo. E
Certamente è una sfida tosta, però a me piace. Dobbiamo fare bene quanto lo dirà sempre il campo. Senti Roberto, te la saresti aspettata una chiamata tipo notaresco dopo l'esperienza breve, e non per colpe tue No, ovviamente, beh, di colpe sono di tutti. Colpe Castelfidardo? sono di tutti, però il calcio è imprevedibile, infatti è bello per questo, perché io 2 anni fa a Castelfidardo credo che ho fatto un campionato stratosferico per come erano abituati a fare, a livello di punti parlo, perché pure noi, se tu vai a vedere, abbiamo fatto tipo il notaresco, siamo stati nei playoff per Quasi 5-6 sempre, mesi e sì. poi Ma le ultime 8 partite abbiamo fatto 2 punti, non te lo spieghi perché forse giochi ancora meglio ma non fa risultato, e quindi non ho allenato, non ho iniziato nonostante 2 o 3 colloqui, però alla fine non ho allenato e sono ripartito dopo 3 mesi. Quest'anno invece ho fatto solamente 2 mesi e mezzo. E invece ho trovato squadra 20 giorni fa. Questo mi fa piacere perché vuol dire che c'è stima e di allenatori ce ne sono tanti, la D la vogliono fare in tanti e quindi mi fa piacere. Questo per me è è un anno diventato importante. un campionato molto interessante, più passa il Sì. tempo, no? Perché la C comincia a essere sempre più restrittiva e quindi è la D che comincia ad essere il campionato un po' più di tutti, Certo. no? Un po' Vabbè, più no, ma è popolare. importante, qualità. Sono giocatori importanti, hanno fatto professionisti e scendono e quindi vengono a lavorare, e quindi quando è un lavoro vogliono far bene, vogliono guadagnarsi il contratto il prossimo anno, quindi c'è grande competizione e tra i giocatori, e tra gli allenatori, tra i presidenti, per ambizione, per voglia, eccetera. Ti dipingi un po' come allenatore? Io li classifico un po' così e dimmi se sbaglio. Tra i compiti di un mister, il primo, il più importante è il saper governare il gruppo, no? Perché poi di calcio più o meno ne capiamo un po' tutti, ma è il saper governare il gruppo. Poi è il saper leggere la partita. È una chiave di lettura sbagliata? No, 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 saper leggere le partite è importantissimo, perché poi se tu prepari tutta la settimana bene, sei bravo nella didattica, e poi la domenica non leggi la gara, perché la gara si decide anche in 2 minuti, non sei bravo, Perché può essere cambiata in qualunque certo, a fare momento. certe cose, quello ti limita Tu tanto. riesci a mantenere la freddezza giusta per leggerla la No, partita io nella maniera sono giusta? molto sanguigno E per questo te lo chiedo. però forse per esperienza, stando in mezzo al campo, anche il ruolo. Riesci a vederla subito? L'istintività mi aiuta tanto, e quindi però ecco, Normalmente ti poi confronti con il. ci sono gli avversari. No, certo, ma normalmente ti confronti con i tuoi collaboratori Sì, è importante. No, no, lì in quando banchina. stai per prendere una decisione o quando avverti una variazione tattica che potrebbe Io posso crearti dirti che il problemi. secondo allenatore non l'ho avuto mai, quindi devi pensare E da non solo lo e fare. avrai? Quest'anno sì, me lo mettono a disposizione e sono contento, perché poi quattro occhi Aiuta. aiuta tanto. Quando sei preso dalla gara, un aiutino, però ti ho detto l'istinto fa anche tanto. E il discorso del gruppo è fondamentale, il gruppo lo fai mandando i messaggi giusti, perché se tu l'allenatore non si deve mai innamorare di un calciatore, perché altrimenti non vede quando davvero non è in condizione e non lo sta aiutando, perché un giocatore che non sta bene devi farlo riposare e te lo ritrovi sicuramente dopo. I messaggi sono questi: quando c'è il doppio ruolo, quello che sta dietro, quando è giusto che gioca, deve giocare, che poi alla fine ti ritrovi tanto. E il muso lungo come va governato? Il giocatore che va in panchina dopo essersi sentito titolare. Il muso lungo va gestito, soprattutto se ha un talento, fargli capire che non si è titolare solamente quando si inizia dall'inizio, ma anche quando si gioca a mezz'ora si possono spaccare le partite, si possono decidere le partite. Quindi tutti Non è facile però, eh? oggi nel calcio Dico, non è moderno, facile farlo no, capire. però i giocatori di oggi sono anche più intelligenti, capiscono da subito che oggi 20 calciatori iniziano, perché alla fine è così, iniziano 20 calciatori e tutti possono dare una mano. E questo purtroppo bisogna capirlo, perché se rimane testoni come una volta, il discorso cambia un C'è stata calciatore. evoluzione secondo te in questo, Secondo me negli sì, anni? succede molto di meno, anche ad alti livelli, se vedi Sì, è non vero. c'è più la maglia per terra, il non salutare, È vero. il inveire. È raro, è molto raro. Se si fa un lavoro prima, comunque.
preventivo è importante. In questa fase. Sì, in questa fase e durante la settimana. Il post-gara di una sconfitta immeritata è peggio viverla nel chiuso di uno spogliatoio al 91esimo o il martedì, alla ripresa degli allenamenti? Ognuno ha le sue cose, io sono abituato, siccome sono un sanguigno, sono abituato a... sono bravissimo, dico bravo perché come sono fatto dovrei subito andare forte sulle cose che non sono andate, ma a fine partita veramente non dico mai niente, so Riesce a quando mi governarti? mangio dentro, però il martedì dopo scrivo tanto, non uso computer, scrivo tanto, pagine intere, il martedì dopo È parliamo tanto, peggio il no, martedì, parliamo tanto, però il insomma. martedì il calciatore è pronto a ricevere anche le cose meno belle. Chi sta con te lo sa. Chi Sì, non sta ma con te lo credo saprà. che ormai è così, perché poi un calciatore quando fa male e non fa le cose che abbiamo provato in settimana e non si fa il risultato, capisce che ascoltare è importante. E poi se in particolare devi davvero dare una sfida a un calciatore, io la faccio sempre davanti a tutti perché portarlo nel mio spogliatoio e dirgli le cose non mi sembra giusto, anche perché devono ascoltare tutti. Ci confrontiamo insieme, così le cose che diciamo le ascoltano tutte, non possiamo per niente Qui andare. viene fuori il Roberto Vagnoni uomo, perché nella vita è anche un po' così, oppure il Roberto Vagnoni ex calciatore che da qualche bravo allenatore che ha avuto ha appreso. Sì, da uomo, perché poi quando hai una famiglia hai delle responsabilità e quindi capisci che anche a casa è un'azienda. E devi portarla avanti con tante difficoltà, è inutile che ci giriamo intorno, quale difficoltà ce l'hanno tutti, e quindi ci sono sempre dei problemi che non ti aspetti, devi essere pronto a risolvere. E nello spogliatoio, se vai a vedere, è la stessa cosa. E essere sinceri, è la cosa più bella e naturale da parte che mi viene, perché poi il calciatore è anche furbo, non possiamo prenderli in giro. Perché ci arrivano subito a quello che magari tu hai nella testa e non dici. Ti sei mai sentito d'aver sbagliato clamorosamente, non dico una partita, un momento di questi momenti nei rapporti con Sì, la quando tua squadra? ho iniziato in promozione, e quindi magari avevo una mentalità E anche diversa, minore esperienza. sì, ma una mentalità diversa da professionista, e quindi invece trovi davanti l'allenamento alle 7 di sera e il giocatore che lavora e tu pretendi sempre le stesse cose, magari devi essere più delicato nell'arrivare, e quindi lì sono stato forse troppo diretto e ho imparato anche da questo. Ti senti essere un allenatore anche aziendalista? Questo devo impararlo, perché Però è bello che dici devo no, devo impararlo, perché impararlo non sei perché uno non che so, preclude non sono, questa non possibilità. so, sono talmente sincero che dico invece che non lo sono mai stato, però oggi come oggi, se tu vai a vedere l'allenatore moderno è quello che gli costruiscono la squadra. Oggi come oggi l'allenatore difficilmente riesce a portare, prima se tu vai a vedere l'allenatore Era portava diverso. 8-10 giocatori, adesso se riesce a portarne uno è grasso che cola, c'è tutto un lavoro dietro di equipe, l'allenatore moderno oggi allena la squadra che in pratica la società ti mette a disposizione e per forza di cose devi essere un allenatore aziendalista per quello che puoi, perché poi i calciatori che la società prende li devi valorizzare e per forza di cose, anche se a volte devi farli giocare. È molto bello quello che dici, lo sai? Io Perché so nel calcio, questo. no, perché nel calcio di oggi non tutti sono così e magari ne pagano o ne godono di benefici, non lo so. Io credo che in un calcio nel quale 2 più 2 fa 4 in tutti i sensi non si possa, non si debba prescindere da quelle che invece magari possono essere anche le esigenze di una società. Cioè, ma oggi purtroppo la società, se non c'è la società non c'è l'allenatore, quindi bisogna essere intelligenti a non a fare quello che c'è la società, perché poi le scelte sono mie e su quelle non Certo, si ci discute. mancherebbe. Però se un giocatore che magari ha preso la società e ci punta, tu magari non lo fai giocare mai e viene lì e ti dice perché non gioca e pretende qualche volta che venga messo in campo, ecco che viene fuori l'allenatore intelligente, però poi c'è sempre il campo. Poi tu lo fai vedere, tocca al giocatore
far vedere che la società ha ragione. Io credo che questa bella chiacchierata, perché si è trattata di una bella chiacchierata, abbia tirato fuori anche qualcosa di più di Roberto Vagnoni. Con me, insomma, che lo conosco, sì, quindi mi immagino con molti che lo conoscono meno di me, avrà tirato fuori tanto di suo. Perché adesso, come giustamente dicevi tu, noi possiamo dire le cose più belle del mondo parlando del calcio, parlando del notaresco, parlando del presidente e di quant'altro. Però poi alla fine conteranno Certo, solo ed esclusivamente i i risultati. risultati. E E quindi, quelli li dovrai ottenere. però mi piace, qui siamo in maniera molto naturale, niente, Certo. niente di preparato, quindi Assolutamente no. questo sono io, sono uno che parla pochissimo nella mia vita privata. No, Infatti ho fatto tante domande per farti però, no, parlare. però nello spogliatoio e nel campo, mi viene talmente naturale che lì sono una radio, certe volte insopportabile. Buon lavoro, Grazie, sono comunque grazie. felicissimo di Sono seguirti da contento. vicino. Sono Ecco, va contento di bene? stare qua. Ciao. Grazie Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Grazie anche ai nostri telespettatori, prima di tutto puntuale come sempre domattina alle ore 7. Grazie.